Buonasera. Dai Maria. Il suo commento di Shinai. Pezzo di gnocco. E poi Berto principesco. Monodente Dash. Dash è bello, non ha bisogno di vestirsi. Eccolo Filiberto che è partito. Non ha bisogno di vestirsi. Sì, è bello, non ha bisogno di vestirsi. Conteneva ancora queste buste. Ma perché c'è la maglietta? È un businessman lui. Allora Marisa, noi abbiamo... Marisa. Dopo tutti questi anni di amici. Poi dicono a noi che non conosciamo i nomi. Infatti. Marisa. Oh, cioè, non sa neanche il nome della conduttrice del programma. Allora fuori, basta. Ah, ha detto Marisa perché stava già pensando ad Arisa. Ad Arisa. Ah, ok. Marisa è la fusione fra Maria e Arisa. Marisa. Zio. Lorella, cuccherini. Tutta piccola. Bello questo taglier. Ragazzi, c'è amici per fare. A uno sta prendendo sul serio. Con questo taglio nuovo di capelli sei fantastico. Grazie tesoro. Va bene, complimenti. Anche Zerbi, raga. Zerbi con questo taglio di capelli sta benissimo. È un taglio classico. Allora, ieri sera sono andato a correre. Ma tutto cosa su... Ah! Io ieri sera gli ho scritto perché ho visto le sue stories e lui andava con il figlio e un cagnolino e gli ho chiesto solamente se qualche volta possiamo andare insieme. Però raga, ma capisci, all'una e mezzo mi ha scritta di notte. Carisa è molto fortunata perché a me la Celentano non mi scrive mai. La lettera. Quindi le fanno cagare. Ma perché sei vestito a cappuccetto rosso? Hai presente quando noi nei video diciamo raga, dobbiamo diversificare il personaggio, cosa mettiamo? Parrucca. Le parrucche bionde. No, va bene così, cioè, uguale. Ci vive in baracca. Dai, ci sono i ballerini dietro. Ma dietro per questione Covid. Lui sta cantando e non nessuno. Cosa ha fatto? Hanno fatto jete. C'è nel classico. Sei sdraiato, attento. Bella però. Ok, Sanjo, grazie. Sanjo. Sanjo Panza. non era male. Mila ha sentito cantare. Sì. Tua moglie. Sua moglie è una cantante, professionista. Noi non sappiamo niente di canto, quindi diamo un giudizio. Delle scenografie. Io non ho mai messo in discussione le capacità di Alessandro, ma secondo me un danzatore deve sentire, non deve recitare. Vai Ale. Beh, la scenografia è molto bella come al solito. Bello. Alessandro tanta roba. Ne mangio la mano. Ok. Non è finito. A me piace perché tagliano tutte le cose, sì, però, cioè inquadrano più le facce che l'esibizione. Questo è un peccato. Alla fine noi non possiamo giudicare al 100%. No, perché se non vediamo i passaggi. No, anche qua. Va. Dai, ma fallo vedere. Guarda. Mi ha dato davvero il bacio, se devo sentire. Comunque molto bello, carino. Alessandro, a mio avviso, non ha bisogno di una corale. Ha ballato anche molto bene. Comunque sì, anche io voto Alessandro, assolutamente. Per farti degli occhi. Qua c'è il numero. Come maybe. Io stasera voto per te. Oggi cosa? Oggi è proprio... Sanjo? Cioè ha fatto tutto sto commento e poi San Giovanni si sentiva suora oggi, San Giovanni sentiva proprio santa. E ho visto la danza questa sera, no? Oh, ho visto la danza. E il mio punto va ad Alessandro. E meno male, bravo. Quindi ha vinto? 1-0. San Giovanni. No, inizio così, io me ne vado subito però. Ma tanto è sempre così. Penso che un sogno così. Questo cuore nuvoletto. Penso che un sogno così. La nuvola. Ma che bello. Bello. Sai cosa sembra? Il tuo pezzo al Cirque. Sono uguali. C'era anche il coso del cielo. C'era anche il tipo blu. Il tipo blu del cielo identico. Sì, bravi. Molto bravi. Oggi canzoni super famose italiane. Sì. Beh, non lui non mi sta piacendo. Cioè, ve lo dico. Gli occhi tuoi blu. Tancredi di Sua Sponte ha creato una versione nuovissima e attualissima e soprattutto originalissima. Levissima. Altissima. Levissima. Larisa ha detto che come lui nessuno balla e nessuno interpreta, quindi... È un artista completo. Bello dietro. Sì, comunque, molto bello. Cosa sta succedendo? Dai, stasera si sta sciogliendo. Carino. È bello però che loro scrivono e fanno la cosa, cioè, sono artisti, non solo esecutori. Esatto. Mitica, l'hai fatta molto Mitica, bene. Molto bene. Dal punto a Tancredi. No, ma dai, un voto giusto l'ha dato. Tancredi, ragazzi, ha fatto una performance perfetta, ineccepibile. Quindi 2 punti a Leonardo.
Oh, oggi si sta sciogliendo un po', sì, dai. Nella scorsa puntata proprio non era off camera, gli hanno detto "Oh, sì, devi dire qualcosa di più". Alza la voce. Scandisci. Cosa sta succedendo? Alzati. Oh, sì. Ma lei la fanno senza alzare, fanno scena. Sempre nulla, poverino. Udi, se vuoi alzarti anche tu. Ti piedi, dai. Molto forte. Cosa vuol dire dipingersi le mani in questo modo? Avrà un significato? Sì, è praticamente indica una religione tipo buddista, indiana. Politeista. Politeista. Adorazione. Degli scarabei azzurri. Ed è tutta una simbologia. Certo. Lei infatti quando fa le divinità egizie. Pensavo avesse strozzato un puffo. No, è che lei canta e quando canta è praticamente un rito religioso. Vabbè, poi ci informeremo. Per Ibla non vedo molte speranze. E basta queste lettere. La cosa più brutta del programma sono le lettere, è noioso. Sei qualcosa da dire, dillo. Infatti c'è cioè, Maria che legge e loro fanno così. Loro fanno le imitazioni, no? Io. Bravo me. È una squadra che... Arisa è un meme. Mi fa morire. Ah, questa è quella con le mani blu. No, è l'altra. No, vedi, faccio cagare. Guarda che bravissima. Si parlano a distanza. Sì. Scrivetemi SMS. Dai, che poi si vogliono bene. Sì, alla notte loro scrivono. Esatto, si scrivono. Andiamo a correre con i nostri cani. I nostri cani. A le. E pallini. Gli hanno disattivato il microfono, cosa è successo? Perché lei mi piace. È un personaggio, eh. Sta entrando nel pezzo. Si è addormentata? Ah, lei ha preso... ora senti. Anche lei all'inizio chiude gli occhi perché, come ha detto prima Zerbi. È qua. Secondo me... E la sta già distruggendo, Filiberto si sta già immaginando... Il palo. L'inizio c'era qua, adesso... L'inizio. Forse l'altro. Però sarà che mi piace l'anno del Rey? Ti piace questo stile? Sì, è molto... È leggero, ma è profondo, non so. E nulla si avvicina più alla mia idea di sensualità. Grazie. Ho trovato più sinceramente sensuale Enula. Ad occhi chiusi abbiamo detto. Quindi vince la squadra Zerbi Celentano. Ma Filiberto non ha detto niente? Ma no, perché tanto... Beh, tanto secondo le due. Ah, però almeno con... dire... No, ma anche prima. Ma anche prima l'hanno interpellato, eh? No, lui fa il tablet, la... schiaccia. Vabbè, fategli dire che voleva essere la sedia almeno. Il tablet con i bambini. Tu gioca. Oh, che bello, ci hanno scaldato il divano. Ah, ci hanno scorreggiato sopra. Caldo ano. A Martina? Perché non ti piace, immagino. Perché è sempre lo stesso motivo, per me è negata. Dai, Alessandra. No, Alessandra. Dì qualcosa tu. Devo dire quello che penso? Guarda come ti guarda male. Il centano proprio così. No, sto aspettando. È la mia faccia questa. Io sono sempre così. Penso che non sia utile dire ad una ragazza di 20 anni che è negata. Bravo, però Rosa è negata. Povera. Bisogna dire le cose come stanno. Io non contesto qua nessuno contenuto. Le dice, qualcuno che le magari dice non insultare. Cioè, la ragazza si demoralizza. No, però c'è modo di dire le cose. Questo sì. Tu non puoi dire una cosa seria e anche dura col sorriso sulle labbra. Io non sto dicendo questo. Non è il sorriso che cambia, sono le parole che si usano. È importante non illudere i ragazzi. Questo è vero. Sì, ci vuole il giusto equilibrio. Chiaramente non puoi né gonfiarli, ma neanche buttarli giù. Ucciderla. Guardate quanto è bianco, Michele. Ragazzi, sta perdendo la puntata. Non è interessante. Ma no. Sono consapevole di me stessa. Madonna. Vieni da Bert. Adesso unitevi nell'amore. Alessandro ha ballato bene. L'accanimento di Rudy mi sembra di stare al teatro dell'assurdo, veramente, nei confronti di Ibra. Veramente, mi sembra che... Ma lui è sempre De Martino, c'è cioè la sua cosa. È concentrato, però, ragazzi. Ma, sì. Non mi toccate De Martino. Beh, quando balla il sussì non c'entra a fare. Sì, super, sì. Super. Ogni inquadratura ha una faccia diversa. No, nel cioè, nella danza non esiste solo danza classica. Per Celentano c'è solo danza classica. E la Celentano stima tanto Samuele, che fa completamente un altro stile. Devi riscaldarlo. Mi deve essere flessibile. Siamo del nuovo al fuego. Ci sono il fuego. Il fuego. Dov'è Tommaso?
Dai, ci sta. Continuate a commentare qua sotto, sì, le cose che non sappiamo. Esatto. Esatto. Noi il nostro commento tecnico riguarda l'arte, la danza, no, non la biografia di chi guardiamo. La scenografia. Cioè, come dire, io non bisogna sapere come si chiama lui per dire che è bravo. O è lei che fa cagare. Ah, non era male. Se Ibla fosse già una cantante professionista, sarei sua fan e andrei a vedere i suoi concerti. Che cuore. Vai, Alessandro. Se mi elimino Alessandro, me ne vado. No, no, me ne vado pure io. Che camminata. Adesso sbatte contro questa è morta! Non calcio ce ne wow. Wow. Bello però ballare con il fumo. Però secondo me è difficile perché non vedi il pavimento. Ma non è che ce l'ha neve. Io una volta si è pulito un attimo la bocca. C'è la casa lì. Non va. Molto. Ha appoggiato un po' la mano lì. Oh, taglio. Tagliamo la caduta. Aia. Deve essere salvato Alessandro. Non è stato perfetto. Sì, è sporchino, ma bravo. Javier l'anno scorso si spara delle cose pazzesche. Però lì era appunto, bisogna dirlo. Era già solista, era un professionista. Sarebbe stato meglio spingere meno. Si è gasato. Magari fare anche solo due o tre giri puliti. Sì, oh! Allora, già solo per gli addominali. Quello si è perso. Non lo so. Non lo so, non mi convince, ci sono loro che fanno capire cosa diciamo. Madonna. Secondo me lei qua vince. Per i ballerini dietro. Perché l'anno magari all'improvviso Filiberto capisce che voleva essere la pedana rialzata dietro. Me ne frego e note gusta, me ne frego e note gusta. Tutta la volta c'ero io. Eh sì, perché questa canzone probabilmente l'ha scritta proprio per te. Tratto da Chicago o da jazz. Sono abbastanza critico, quindi se non fa quello che mi aspetto. Raga, ma canta anche. Potevi dire che. Sì, sì. Effettivamente, amici, un cantante e ballerini. Averne uno che fa tutte e due, giusto? Ma canta! Sì, canta, sì. Però è iniziato quest'anno. Amici. Non è male. Mi stai per tirare una manata. Quando le mettono cose che si avvicinano al suo stile, ma intersecano gli altri stili, comunque rende bene. Ma sempre questo però. Un altro io ho preferito lei, almeno l'esibizione era più completa. Frizzante. La musical non è la mia specializzazione, a me l'impressione che mi dà Martina è sempre il saggio dell'oratorio. Ammazza ragazzi, il saggio dell'oratorio. Non sto esagerando, Sì. Lui sta sul telefono. Quando si abbracciano così si toccano i capelli, sono sempre a quella. quella sono io. Vabbè, ma sono vestiti da divano tutti e due. Una poltrona. La gente per strada devi sapere che ti apprezza molto. Già te l'ho detta questa cosa. E volevo dirti che quando ti ho detto che sei venuto a un tuo concerto stavo scherzando. Ciao cara, ciao. Noi siamo la squadra dell'equità. Poco presuntuoso. Perché dici sempre tu che ha dato un bacio. Sì, però saresti i capelli io non ce la faccio. Ma guarda i tuoi. San Giovanni. Suor Giovanni. Io c'ho il testo originale però. Io no. Comunque ha messo in impermeabile perché piove. Beh, hanno fatto anche su Instagram il meme di Rosa, la scena del film in cui c'è la pioggia sul palco e c'è tutta scenografica e poi c'è Rosa che fa. D'improvviso più non c'era, maledetta primavera, pure la rima baciata. Insomma, diciamo un livello abbastanza elementare. C'era per te forse elementare, per me è linguaggio diretto. Semplicissimo. Per lui è linguaggio diretto. Ma che critica fa? Beh, in effetti lei ha ragione, cioè è vero, le canzoni sono fatte in rima, dai. Mi hai preso a fulmini. Mi faccio una doccia. Bravo. E parla con Rosa. Sì. A me piacciono un sacco i ragazzi con lo smalto. Grazie. Non ce l'avete. Love story. Fuori dal letto, tu un po' di meno. È incazzato col pavimento. Oh. C'è un bel rapporto con il pavimento. Non mi lasci. No, l'altro era molto più piatto, invece Sangiovese. San Giovanni. San Daniele. Mi è piaciuto San Daniele. Buonissimo, ragazzi. Faccio una fa. Sono entrato meno, diciamo, in te. Oddio, ma sembrano da anche l'altro. È vero, sembrano. No, Mila, no, non sto guardando. Vedono questo assolvo. Vai, Tommy. Mm.
mossa, si è tirato un calcio in faccia. Sei una ballerina, devi dire un kick. Un kick. Bello. Bello, pulito anche. Già lui, rispetto per esempio a Alessandro, no, ha fatto... è più pulito. Però sì, l'hanno fatto salti molto più difficili. Assolutamente. Lì c'è una scelta, poi decidere, ok, faccio cose più difficili, esatto, meno puliti, o faccio cose semplici. Esatto. Però a livello interpretativo Tommaso mi sta dicendo di più, eh. La scenografia è sempre incredibile, cioè veramente, complimenti. Lotta di cuscini, madre che sembra la mia. Lei è già cresciuta rispetto all'altra volta. Questo passo dove sta piacendo di più. E Giulia mi piace un sacco. Cioè si butta quando balla, no? Sì, sì, ma anche controllo. Esatto, e anche controllo. Più bello questo passo 2, l'altra volta l'hanno spiegato un po' di passaggi. Sì, non erano. In sintonia. Non l'avevano provato abbastanza. Sai che mi sa che comunque per quanto tu sei stato bravo, io voterei per Giulia. Però per me Tommaso. Per me Tommaso. Invece Giulia però mi è piaciuta. Allora Giulia ha questo movimento. Cioè lei si vede proprio che lo sente. Sì, esatto, non è soltanto sacco col braccio, lei sente questa cosa. È corposo, no? Però anche in Tommaso, esatto, anche Tommaso. Secondo me tu diventerai un gran bel ballerino se continui a studiare così. Uh-huh. Assolutamente. Ho trovato Giulia più pronta ad andare in scena perché le riconosco una maturità ballettisticamente parlando maggiore. Sì, però a livello tecnico il pezzo che ha fatto era nettamente più difficile quello di Tommaso. Devo votare la tecnica di Giulia. Ma quale tecnica? Non era tecnico quel pezzo. Già che dice la tecnica Filiberto. Ma comunque Giulia aveva anche una scena molto più accattivante, quindi per un giudice sì, anche l'idea dietro. Rimango dell'idea che secondo me se devo valutare un pezzo mi devi portare o due passi a due o due a solo, esatto. Devi portare una solo contro un passo a due perché viene valutato in maniera differente, cioè. Questa è la storia. Ma l'ha presa in pieno. Ma cosa ha messo? Un pezzo di parmigiano dietro. Grana padana. Lo sponsor. Molte cose cambiano. Per cosa? Il beat è partito. Il muro del pubblico parte sempre in momenti che non capirò mai. Mai. Anni passati. Piano. Posso bere una? Oddio, che è successo? È finito? Che è successo? Ma si è bloccato? Che è successo? Ah, si è bloccato. Ma scusa, non poteva bere prima delle spizze. Vabbè, però ma... questo non va bene. Ma non va bene. Cioè, me è eliminato già qua. Tu hai 18 anni. Compiuto il 9 gennaio. Ma magari raga era agitato, dai, dimenti, era agitato. No, si sarà dimenticato. Vuol dire che 18 anni, 18 anni la gente fa i concorsi a Losanna? No, no, lavora, sì, la gente sì, lavora, la gente lavora 18 anni in compagnia. Ma vabbè raga, capita, fermarsi. Però improvvisa. Ma no, ma sicuramente l'ha camuffato, raga, avrà dimenticato le parole, detto, aspetta un attimo. È come se Alessandro prima ha sbagliato di dire nel fatto. Sì, esatto. Cioè, cosa vuol dire? Se il ballerino no, è caduto, è caduto e la maschera, però sì, va avanti. Io sono caduto a Germany's Got Talent e ne continuiamo, non è che l'abbiamo scusate, lo rifaccio. Ma, no, ma poi magari verrai premiato proprio per questo, perché sei riuscita ad improvvisare l'essere una pista. Poi magari dopo spieghi l'accaduto e ti senti anche un applauso. Esatto, tipo il nostro spettacolo, ho spaccato il piede e ho contato una fine. Poi ecco ragazzi, il nostro spettacolo si è preso all'inizio, una distorsione. All'inizio mi si è girata la caviglia con la caviglia così, ha fatto lo spettacolo così. Non è che... Oh ragazzi scusate, spero che mi ho interrotto perché Tim c'ha la caviglia che crossa con la... No, ho continuato. Che incubo. No way, no way. Fossi uno dei giudici io direi mi spiace ma sei qua per cantare, una cosa devi fare. Anche anche da studente quando andavo a scuola col ce lo dicevano sempre. Mi sta piacendo di più dell'altro adesso. Vabbè, a priori a me. Sì, io voto per H7. H, sai cosa vuol dire? No, la sigla è se no. H also H vuol dire also known as. Ma nessuno dice niente su questa cosa che lui si è interrotto. Viva Napoli. Napoli. Viva Napoli. Sono molto stupito da H perché ha dimostrato una versatilità inaspettata. Vero, vero. Punto va a San Giovanni. No. Allibito. Nel senso che siete in tre e tutte e tre andate. H scioccato. Solamente ieri sera. Vedi che ha una bellissima energia, Sei arrivato. Cioè lei balla. Quella è la giacca di San Giovese. Sì. Uscirà uno dei due, garantito, che non arriverà in finale. Ci sarà tipo tutto il pianto dell'altro. Certo. L'altro. E l'altro, almeno uno dei due arriva in finale. Giulia arriva in finale. Io forza. Spero Giulia. Cioè, guarda, figo, Madonna. Eh. Cioè, brava. Mi spiace, senza neanche guardare gli altri due. Maria, mi dici un'altra? Giulia. Oh,
Se striscio. Guitar Hero. Ah, Guitar Hero. Gioco. Bello questo. Si è spaccato. Il silenzio perfetto mentre piove. Stai immaginando la sua ragazza. Bella anche sta grafica, che figata. E senti solo il bomba. Che bello che raccoglie le lacrime. Sì. Non è così semplice. Così, bravo, mi piace così tanto. Riesce a raccontare racconta anche tanto. Con i piccoli movimenti. Cioè rischia di essere troppo minimale e banale. Rischia di sembrare semplice, ma è anche sempre uguale, con quella qualità di movimento, con questi messaggi, arriva. Giulia mi ha preso di più. Oh, meno male. Dai, bene. Fantastico. Secondo me è Aka, anche No. Anche se avrebbe preso Samuele, così potevamo vederlo parlare di nuovo. Con chi partite? Allora, Rosa. Anzi, allora io volevo prenderlo io. Se questi guanti di sfida possa. Quindi è comparata Listen. Ok. Listen and repeat. A me piace la sua voce. A me piacciono i baffi. Chiederò giudizio mia moglie per sapere se sa cantare. Comunque secondo me vince lui. Bravo. Più che altro, ok possibili imperfezioni, sono anche pure qua, però se non hai un'estensione vocale questo pezzo non fai. Volevo chiedere ad Arisa, questa è una canzone secondo te che prevede un'estensione vocale? Ma diciamo che non c'è certo regola. Che vuol dire? Hai capito? Sta difendendo il proprio, dicendo ok, qua ci vuole l'estensione vocale, quindi lui non può farla, ovvio che sarà svantaggiato. Per quello lei non è riuscita a rispondere. Dipende come lo fai. No. No, non pensare che ci fosse un doppio senso. Ma certo, ma non lo senti che è un pezzo di... merda. Perché effettivamente i cantanti si chiamano interpreti, proprio perché possono interpretare ogni canzone. Ma anche ballerini. Sembrare infatti ci sono ballerini versati, ti faccio cantare un pezzo trap con... Oddio, cosa è successo? Come abbiamo detto l'altra volta, giusto sarebbe poi sfidarsi un pezzo dove lui è forte e l'altro no. L'inglese è un po'... sta giocando bene, eh? Beh, non è male, eh? Tra i due mi sa che preferisco Daddy. Insieme sì, abbastanza mi ha trasmesso questa, più abbastanza testi, simile. Io voto molto il buff. Diciamo che non essendo il suo pezzo forte nelle sue tonalità, caspita. Zerbi se l'è giocata benissimo invece. Ma ha abbassato le aspettative dicendo non è il suo forte perché qua ci vuole estensione vocale e poi dopo l'altro. Sto pensando una cosa, perché altrimenti il mio silenzio sembra che io non stia pensando a nulla, ma in realtà sono molto indeciso. In realtà c'è una scimmietta. Lui canta anche, l'avete detto? Sì. Con questa voce mi sembra strano. Come canta? Lei c'è! Col microfono in mano. Sì, è stato un treno, però io questa sera voglio dare il mio voto a Daddy. Ah, io pensavo che dice a me piacciono i treni e quindi io... e quindi no, io baffo, deciso. Non sono fan del virtuosismo vocale, soprattutto sulla voce maschile. Probabilmente perché lui non ce l'ha. Esatto. Volevo dire questo, grazie a Tim. Prego. Grazie Tim. No, figurati, ringraziamo Tim. Che permette il collegamento con la community di Tim. Aggiungetevi alla mia community. Si chiama Patreon, sotto c'è il link. Difficoltà a portarla a termine. Ancora queste lettere. Serena, una ballerina vera, dovrà confrontarsi con una cavalletta. Ecco qua che ritorna la cavalletta. E gambes. Comunque non è tanto semplice, eh? No, è molto tecnico. Cioè, doppia pirouette. Un pezzo per molto Martina semplice. Che fa latinoamericano. Infatti, la cucarina è pronta a ribattere, sì, a dire sì, semplice sì, dove. Quindi vedrete una coreografia falsificata. Ha detto che fa una cosa sua, allora, una sua versione. Tu non puoi presentare una coreografia di matrice classica, e voglio dirlo a Stefano perché forse si ricorda un po' di passi, mettere dei brisevole nel finale di Io non ho capito perché la Cuccarina non può proporre un guanto di sfida fra Martina e Serena portando sullo un pezzo di Martina. Poi dopo però voglio vedere un guanto di sfida con Serena che mi fa latinoamericano e secondo me spaccherebbe comunque. La butto lì, Mic drop. Allora perché non lo fai anche tu? Carini, e siamo a litigare per niente. Mannaggia. Dovrei avere una
base classica dopo 4 mesi che studio qua dentro danza classica. Dovresti essere una ballerina, sì, per me, cosa che non sei. Sì, ma per me la Celentano, se uno non ha una base classica, scartato. Lei arriva dal classico, ma comunque dovresti avere un po' di rispetto anche per chi ha fatto un altro stile. Ma c'è il video dietro. Dai, ma però poi no, ma distrai. No, ma raga, ma è ridicolo. È la cosa più brutta che perché una fa una cosa, l'altra. E l'altra ne fa un'altra. Dai, la fanno apposta. Infatti quello che voglio dire è che la Celentano dice che questa è una ballerina. Guarda, c'è un'altra roba, Martina, obiettivamente. È stata una spittacchia. Tra l'altro. Quindi, boh, Martina brava. Brava. Una coreografia di latinoamericano completamente a favore della signorina Martina. Non è vero. Sa che slancio? 5 secondi solo di faccia. Ma poi è tutto lontano. Sì, non riesco a vedere se esprime gioia o... ma non ce la fa. Lo fanno stile video musicale, no? Esatto, che non vedi mai che la gente rimane attaccata. Voglio vedere qualcosa. Uno, due, ora arriva una faccia sicuro. Faccia. Uno, due, vai con la faccia. Eccola. Evidentemente per gli autori è più interessante il dialogo fra le facce di chi sta guardando che il balletto stesso. Tu poi tu capisci tutto, quindi non fa finta di non capire. Fa finta, cioè. Sì, fai finta a volte. Perché questa io non faccio mai finta. Maria. Non è una variazione di danza. Lei ha cambiato la canzone. Cambiato la canzone. L'ha messo su stile. E la Celentano non ha detto si che non era lamentare. Ma toccare. Sì. Ma no, ti... cioè, non puoi toccare una coreografia di un altro coreografo senza chiedere il permesso. Non si fa. E allora non puoi capire la canzone di un altro cantante. Non è una variazione di danza classica, un repertorio di danza classica intoccabile. È una coreografia di Alessandra Celentano. Non può toccare una coreografia di un altro coreografo senza chiedere il permesso. Non si fa. Allora non adesso per l'issere chiameremo Beyoncé, chiederemo a Beyoncé se Daddy posso dare la piazza. Della danza. Per questo episodio sono proprio contro Celentano, mi dispiace, ma non sono in grado di fare niente. Il cancan no, il valzer no, la variazione guarda, no, quello no, tutte e tutto che no. Però hai questo Rosa, Rosa non ce la fa. Rosa lì che dice, oh, fatemi fare qualsiasi cosa, tanto io vinco, boh. Io voto Serena. Cioè, come dice Tiziano, è giusto che vince lei perché il pezzo comunque è nelle sue corde. Quindi, come anche prima, ha vinto il baffo perché comunque era per la sua corda. Però andare avanti così tutta la serata. Ma è sbagliato come è strutturata la sfida. Sì. Bello così, eh. Oddio. Allora, quanto ci fate che adesso gira tutta la settimana l'immagine di lei con qualcosa? No, però sta camicia così in faccia è fastidiosissima. Beh, abbiamo fatto miglioramenti comunque. Sì. Dai. Però era molto basic. Sì. Tutto molto vento, molti capelli, poca danza però. Poca danza. Ma vaffa. Non si trattiene più, Rosa. Tutto bene, quanta merda puoi evitare. Prometto me stesso che non ti cerco più. Ah, il fuego. Eh beh, raga. Beh, tra Rosa, Tommaso. Pulito, tecnico, okay, interpretativo. Beh, però lei c'aveva la giacca in faccia tutto il tempo. No, beh, allora. No. E questa sera voglio votare te. Questa sera, solo questa sera. No, anch'io la penso così, mi è piaciuta Rosa. Rosa? Comunque, raga, dovrebbero... No, Rosa? Vinto Rosa, non ci credo! Cioè, dovrebbero mettere... Ha votato l'ormone! Dovrebbero mettere 3 giudici di ballo e 3 di canto, cioè, ma questi... Ma veramente? Ma non ne sanno niente di ballo. No, io voglio capire le motivazioni, cioè, nel senso, dai il voto, Stash, Filiberto, danno il voto, io voglio capire le motivazioni di questo voto. Tommaso! Cioè, non mi puoi dire, ah, sei stata brava, voto te. No, no, infatti, dimmi perché sei stata brava. Non sono competenti, no, adesso te lo dico e si taglia, poi. Tommaso, c'ha il... Una camomilla, una rilassarsi, un calzone. Sai, Maria, perché? Perché così quando finisce il programma lei non si mette subito a scrivere quelle lettere lunghissime degli anni. Comunque siamo su uomini e donne, sì. Comunque in questa seconda parte della puntata non ho più voglia di fare scenografie, balletti, cose, quindi vai, andiamo vai video. Vai di video, via. Allora io consiglierei a lui di fermarsi, bere un bicchiere d'acqua. Sì, sì, così puoi vincere. No, c'è la possibilità. Un po' della tisana della Celentano. Zero passi da te. Zero passi da te. Occhio raga, no. vi è piaciuto questo? Bravissimo. No. Sì, era carino. Vabbè. Bomba! Questo è poco ma sicuro, non sarò un avversario facile da battere. Ma sta reppando o sta parlando?
No, anche questo screen saver, right? No, questo è super trash. Questo è ancora più brutto. Sono tutti uguali, mirrorati di brutto. Filiberto sta guardando quelle dietro. Sicuro. Le gemelle dietro bravissime. Le gemelle. Subscribe, ragazzi, guardate il video e iscrivetevi. Per le prossime puntate. Prossime reaction. Sentite un attimo una connection. Sai cosa l'hanno detto? Che vedo nei commenti cosa hanno detto. Ma detto niente. Non ci ha fatto impazzire. No. Però non è che ha fatto. Il suono. Ah no, oh! Guarda come sono sirena oggi. Canta hacker che bontà. Lo hacker. Lo hacker. Vorrei citare un commento che ci hanno fatto dicendoci che siamo degli ignoranti e che se noi cantassimo anche noi utilizzeremmo l'autotune. Io lo utilizzo l'autotune. Ma cosa vuol... Lo faccio sentire. Dai, vai, vai. Ma cosa vuol dire? Non stiamo cantando. Lì valutiamo i talenti. Quello non è un talento vocale. Ma possiamo esprimere anche la nostra opinione, cioè. Comunque preferisco a... Sì. Oh mio Dio. So che non hai tempo, yeah. Sto perdendo il treno, ringrazio me baby, so che non hai tempo, yeah yeah. No Michele, puoi andare ad Amici come cantante. Bravo! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh mio Dio! Meglio questo, però comunque no, sì. Gioco di sguardi. Oddio, sembra la scenografia di Kung Fu Panda. Cosa guarda? Il palloncino che ha lasciato Giulia. Perché rido così? Ah, che piange? Ho paura di uscire. Anche lei sembra un po' Favij. È vero! Intesa. Lui invece è tranquillo. Lui, ma sì, ho vinto. Ma infatti, raga, posso dirvi la verità, cioè non è la... Non me la vuoi tu. Lui vuole andare a casa con te. L'altra volta ha vinto quello da cui è andata vicino lei? A Rosa. È andata, è vinto quello allora che è andata. Allora Rosa porta fortuna. Sì, sì, sì. Non Rosa porta fortuna. Guarda, forza. Secondo me l'ha toccato. È un gesto, di benedizione. Ha capito da quattro parole che ho detto, giusto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Sì. Quattro parole sono Rosa ha toccato a cazzo. Sei proprio stupido. Bene. E anche stasera ce l'abbiamo fatta. Buonanotte.